nuovo location. In realtà no, è una stanza che già conoscete. Ne approfitto perché stamattina è quella più luminosa di tutta la casa per fare questo video. Questo è un video che prende spunto da un video tag i 15 prodotti che uso ogni giorno, in cui ero stata taggata da Cristina Bellezza Bio. Dato che io non arrivavo mai all'elenco dei 15 prodotti, ho pensato di proporre un video leggermente diverso, ovvero dirvi quali sono i miei 10 prodotti top per questo autunno 2014, così ne approfitto e vi parlo anche di qualche prodottino. Partiamo subito con la cura del nostro viso. Vi faccio vedere questa spazzolina. Questa spazzolina l'ho acquistata su Venduto Express, che è un sito dove si trovano tantissimi prodottini per la cura della persona, ma anche prodotti proprio per la casa, decoro, arredo, insomma tante cose. Costa sotto i 10 euro. È una spazzolina dotata di 5 testine. Adesso io ve la faccio vedere con questa testina che serve per il massaggio della faccia. Questo prodotto lo trovate sotto i prodotti per la cura del piede, perché in realtà servirebbe per, diciamo, la pedicure. In realtà no, perché ci sono la bellezza di 4 testine per il viso, di cui la spazzolina per la pulizia del viso, che io utilizzo in che modo? Ve l'ho già fatto vedere in un video. Comunque, passo il detergente sul viso, dopodiché suono la spazzolina, la macchinina con la spazzolina per la pulizia del viso, e pulisco tutto. Dato che la sto utilizzando questa cosina da oltre 2 mesi, vi voglio dire che funziona, nonostante costi meno di 10 euro sia il cugino povero del Clarisonics, a mio parere funziona, perché da quando utilizzo questo metodo di pulizia, quindi azionamento della spazzolina dopo aver passato il detergente sul viso inumidito, mi sono resa conto che il viso è più luminoso, ho moltissimi punti neri in meno, cioè mi escono dei punti neri, uno ogni morta di papa si dice, pochissimi brufoli, ho veramente la pelle molto più pulita di prima. E questa spazzolina per il massaggio facciale io la utilizzo al mattino e alla sera, dopo aver massaggiato manualmente la crema, vado a passare questa spazzolina magari sul contorno labbra, sulle guance, fin sotto le occhiaie, insomma dove ci sono le rughette d'espressione, e mi trovo molto bene. Sto ancora utilizzando questo magnifico detergente, che è la crema detergente viso al fiordaliso di Mater Natura, grazie all'aiuto di Francesca di Le Chicche di Chicca, che mi ha regalato la sua confezione. Questo è il mio detergente top, cioè io non riesco a farne a meno, sta già terminando questa seconda confezione e mi sa che a breve farò un ordine in qualche sito, perché è un latte cremosissimo, mi lascia la pelle pulita, profumata, morbida, insomma ha tutte le caratteristiche, ve ne ho già parlato in altri video, per essere il mio detergente top. Sto utilizzando, parlo sempre per il viso e sto terminando, questo contorno occhi di La Crèmerie. È un contorno occhi al melograno e kiwi, che io massaggio e picchietto sotto gli occhi ma anche sul contorno labbra. Mi piace perché è molto cremoso, molto leggero, si assorbe velocemente e come vedete lo sto finendo. Questo deriva da una collaborazione, vi lascerò poi il link nel box di informazione per leggere la mia recensione. Per quanto riguarda le creme viso non ho introdotto nessun prodotto, ma semplicemente perché ne sto utilizzando 2 diverse, una al mattino e una alla sera. Un altro prodotto top di cui vi voglio parlare è questo gel seno rassodante e elasticizzante di La Bottega Verde, che ho acquistato in mega sconto online sul loro e-commerce. Io ho fatto 2 acquisti su Bottega Verde online e tutte e 2 le volte ho comprato questo gel seno. La prima volta l'ho acquistato sotto consiglio di Barbara, ingredienti cosmetici Inci, che mi ha detto che è ottima come crema, nonostante l'Inci diciamo che non sia dei migliori.
qua dietro non c'è lince, comunque sulla scatolina c'è, non è proprio il top del top del top, però mi ha detto che è molto buono e che se è in offerta mi conveniva prenderlo. L'ho preso una volta, al secondo giro mi avevano fatto degli sconti loro, mi avevano dato dei buoni, quindi li ho riacquistato perché lo sto finendo. È un gel trasparente che viene assorbito immediatamente dalla pelle attorno al seno. Massaggiando, vi faccio dei massaggi circolari. Adesso non vi posso dire che mi sia iper super mega rassodato, sono giovane, il seno è già e sta su per fortuna, però mi aiuta insomma a prevenire meglio che curare. Sono sempre stata di questa opinione ed è un gel che io mi trovo molto bene, anche ha un'azione rinfrescante che non è niente male. Vi voglio poi riproporre il mio unguento per mani, unghie e cuticole al burro di karité, olio essenziale di limone, ricettina che mi ha a cui sono stata, insomma, mi ha ispirato Barbara di Granit Cosmetici Inci. Lo rifaccio mille volte ormai da mesi perché io tutte le sere vado a massaggiare un po' di prodottino sull'unghie e sulle cuticole, poi col calore della mano il burro di karité si scioglie e vado a massaggiarlo anche su tutto il resto delle mani. Come vedete adesso ha questa consistenza, proprio un burro solido, mentre in estate è un pochino più cremosetto. E secondo me vale la pena farselo in casa. Se avete del burro di karité o dell'olio essenziale di limone, o comunque dell'olio di limone, provate a farvelo perché è un salva unghie vero e proprio. Quindi grazie ancora, Barbara. Prodotto invece per la cura dei piedi, ve ne propongo due. Allora, il primo è la crema idratante piedi con olio di jojoba per la secchezza che ho acquistato da Bottega Verde. Questo l'ho acquistato in un loro negozio fisico qua in città. La confezione è da 100 ml, poi 12 mesi, anche qui l'inci non è formidabile, però devo dire che è ottimo, ha un'azione rinfrescante. Batte, insomma, la sua azione è quella di evitare che la pelle dei talloni del piede si vada a seccare. Per me, che utilizzo le scarpe da ginnastica 24 ore su 24, a momenti è fondamentale mantenere idratata questa zona del mio corpo e devo dire che da quando la uso, insomma, mi trovo molto bene. Sto utilizzando in alternanza, qua, soprattutto quando vado a correre, questa crema piede sportivo per il sollievo di piedi e caviglie della linea Leopard di Natura House, di cui ho parlato sul mio blog e vi lascio il link nel box informazione. Questa è una crema naturale, ricca, ricca, ricca di principi attivi ed è formidabile perché post corsa io ho i piedi stanchi. Un po' per il sudore, un po' per l'azione comunque della scarpa sul piede e mi va a lenire la stanchezza quasi immediatamente. In più questa crema la vado a massaggiare anche fin sopra la caviglia e ha un effetto tonificante e rinfrescante immediato, oltre al fatto che lascia il piede ben morbido e idratato. Insomma, a me piace molto. Se avete modo di visitare il sito Natura House, guardate la linea sportiva perché ci sono dei prodotti molto interessanti. Altro prodottino che vi propongo è per la cura delle labbra. Io tutte le mattine, più volte al giorno e alla sera, sto passando questo burrino, la confezione marroncina con le scritte in bronzo e alla vaniglia nera ed è un burro della Bottega Verde che ho acquistato perché amo tremendamente il gusto vaniglia. Lo sto, ahimè, già finendo e lo sto utilizzando da 2 settimane. L'ho comprato a meno di 3 euro. Come mi trovo? Mi trovo molto bene perché idrata veramente a lungo le labbra e in più ha questo profumo, questo sapore di vaniglia che a me piace. Altro prodotto che vi propongo invece per i capelli, io tutti i giorni utilizzo questo. Cioè, guardate come si è ridotto. Questo è un Invisibobble, non so pronunciarlo. È l'elastichino a molla di cui ho fatto anche un video che non lascia segni, assolutamente segni sui capelli. Potete fare la coda, lo chignon, la traccia, qualsiasi cosa vi venga in mente, lui non lascia segni. Questa è la forma che ha preso dopo 2 mesi di utilizzo. Ve lo faccio vedere un pochino meglio. È questo qua, cioè è questa robina qua
che poi a forza di utilizzarlo diventa così, però vi assicuro che è magnifico. Poi, altra cosa di cui vi voglio parlare, passiamo nell'area make-up. Io tutti i giorni utilizzo la BB Cream Perfecteur des Tons di Sobietique nella colorazione 02. Sto ancora utilizzando la colorazione 02 perché ho ancora un pochino di colore sulla pelle del viso, perché portando fuori bianca, andando a correre, comunque un po' di sole lo sto ancora prendendo e la colorazione 01 è ancora un pochino troppo chiara per i miei gusti. E così magari riesco a finirla perché è una PAU di 6 mesi. Io mi trovo molto bene. Ultimamente sto leggendo e sto vedendo dei video negativissimi sulla BB Cream, su Bioetic, quando invece a inizio anno la lusingavano. Io mi trovo bene, non mi sono venuti fuori punti neri, brufoli, reazioni allergiche. Tutto molto probabilmente dipende dagli ingredienti che sono all'interno. È un prodotto naturale. E ovviamente i principi attivi che sono all'interno possono far scattare un qualcosa di positivo o negativo a seconda proprio di come la nostra pelle reagisce, ma questa è più che normale. Io vi dico, mi trovo molto bene, la utilizzo tutti i giorni. Altro prodotto che sto utilizzando da sempre, ve ne propongo in realtà due, sono queste palettine della DHM, non sono bio, lì ci fa cagare, ve lo dico proprio così. Questa è la prima palettina che ho preso, ormai ha più di un anno. Inizialmente l'avevo snobbata perché non ha una forte scrivenza. In realtà, tolta la prima patina di prodotto, scrivono abbastanza bene. E Eyeshadow Nudes, quello che utilizzo di più è l'illuminante. Infatti vedete che ha il buchettino. Io utilizzo questo colore, questo, sopra l'arcata e sopraccigliare. E utilizzo questi due per fare una base di smoky molto molto leggera. Più che altro io questa palette la uso per avere un trucco naturale da tutti i giorni, senza avere un trucco che mi appesantisca l'occhio, ma che mi illumini. In alternativa uso questa palettina che ho trovato in sconto ad agosto, 3 euro, che secondo me ha un'ottima scrivenza. Io sto usando i primi quattro colori, toni sul rosa. Oggi ho il rosa e il borgogna. Li ho passati molto leggeri, è caduto il pennello. Li ho passati molto leggero, quindi magari non riuscite a vederli, ma perché volevo io avere un effetto luminoso e leggero. E sto usando i colori sul marrone. Ciao pennelli, li avete salutati? E mi piace molto. L'ultimo è molto scimerino. Di questi qua in realtà ho utilizzato il blu solamente, devo utilizzare ancora il grigio e il verde, sto aspettando di fare dei trucchi un pochino più invernali. Questa è una palettina secondo me con un'ottima scrivenza, se la trovate in sconto prendetela, perché per 3 euro avere la bellezza di 12 colori non è niente male. Certo, ripeto, l'INCI non è dei migliori, anzi non lo è proprio. Però facciamo buon viso a cattivo gioco, insomma io mi trovo molto bene con queste palettine. Questi sono i miei 10 prodotti top per l'autunno 2014. Sperando che vi piaccia questa tipologia di video, vi proporrò poi per l'inverno i miei 10 prodotti top e poi per le stagioni che verranno. Un bacione, ci vediamo nei prossimi video!